Ben ritrovati a tutti! Questa settimana con Arte Vagando andiamo a casa di Elisa Malvoni, autrice emergente di Busto Arsizio, candidata al Premio Strega Poesia 2023 con la silloge C'è un sacco di spazio sul fondo. Decisamente un'emozione inaspettata peraltro, perché bisogna ringraziare la casa editrice che prima di me stessa ha creduto in me e ha proposto questo libro. Diciamo sempre che poi il merito è più del libro che dell'autrice, perché alle volte le parole è come se ti guidassero loro stesse nella scrittura, quindi la candidatura è del libro, però insomma sì, soddisfazione parecchia effettivamente. E ci sono anche dei nomi così importanti all'interno di questa lista di candidati che mi è sembrato incredibile essere tra di loro. Ecco, detto questo, andiamo a conoscere Elisa. Tu hai coltivato questa passione fin da giovanissima. Come è nata? Perché questa passione? Sì, dalle scuole medie, durante l'ora di italiano, una brava professoressa di italiano, direi. Una persona molto discreta, ma che al momento giusto sapeva prenderti in parte, farti una domanda sui tuoi interessi. Effettivamente aveva scoperto, grazie ad un compito per casa, dovevamo scrivere una poesia, esercitarci con questa forma dello scrivere, e il compito le piacque particolarmente, un buon voto, e anche lì appunto mi prese in disparte. Io, persona molto riservata sin da piccola, mi disse: ma Elisa, molto molto bella la poesia, si è fatta notare, ma forse tu già scrivi? Allora sì, mi sono sentita emozionata perché aveva effettivamente colto nel segno, ho detto sì, un pochino scrivo delle mie cose, le mie poesie che restano in un cassetto. Al che lei dice: beh, portale in classe, le leggiamo, le leggi per me, le leggi per i tuoi compagni. Ho detto no, non è cosa, io sono troppo gelosa dei miei pensieri. Anche lei di risposta mi disse: però Elisa, vedi, se non la fai leggere, se non la legge nessuno, non è poesia. E questo tarlo mi è rimasto, ma cioè, nonostante per tanti anni ho continuato a scrivere, magari a fasi alterne, in alcuni momenti magari un po' più intensi, in altri quasi mi ero dimenticata di saper scrivere, ma insomma questo tarlo mi è rimasto finché nel 2018, in realtà 2016, anche se non mi è trasferita nelle Dolomiti Bellunesi, sarà stato un po' il panorama, il paesaggio, saranno state le nuove emozioni, le nuove conoscenze, tanto tempo libero soprattutto. Ho detto, beh, il lavoro mi piace, ho anche qualche hobby, ma mi manca ancora qualcosa. Ho detto, io sapevo anche scrivere. E a quel punto ho ripreso effettivamente in mano la penna, ho detto, ricominciamo a scrivere le mie poesie. Ne ho prese alcune che erano state salvate in qualche meandro del mio PC e ho ricominciato da lì, molte altre ne ho scritte. Mi sono palesata questa volta seguendo l'istruzione della mia professoressa attraverso i social, e da lì qualche amico, qualche collega inizia a dirmi: beh, ma sei brava, continua, mi piace leggere dei tuoi componimenti. E mi hanno dato una bella forza, devo dire. Da lì ho iniziato anche a iscrivermi a qualche concorso di poesia, e uno di questi, particolarmente fortunato, della Temperino Rosso Edizioni, ecco, proponeva come primo premio la pubblicazione di una silloge poetica per gli autori emergenti. Sempre credendoci poco, perché questo è poi il mio mantra, effettivamente proposi la mia silloge di una settantina di testi e vinse il primo premio di fatto. Quindi, senza crederci troppo, siamo arrivati anche ad una pubblicazione. Prima mi mostrarono una bozza di copertina, poi le pagine interne e poi finalmente il prodotto cartaceo. Questa prima silloge si chiama Generazione, ancora in vendita, ancora in stampa. E lì mi sono veramente sentita capita come scrittrice, mi ha dato veramente tanta, tanta forza. E poi sono arrivati altri testi, sono arrivati altri concorsi, alcuni con dei buoni risultati, finché si sono un po' cambiate le nostre vite con la pandemia. Allora, in quel periodo di nuovo ho detto, bene, è il tempo di una seconda raccolta poetica, e ho cercato di capire
cosa avevo scritto negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni, facendo una sorta di viaggio all'interno dei miei scritti. Ho capito che parlavo di spazi, mi piaceva raccontare gli spazi, le sensazioni che mi avevano suscitato. Spazi che erano gli ambienti di viaggio, quindi panorami meravigliosi all'estero, non solo in Italia, oppure le montagne delle Dolomiti, in solitudine, in compagnia, e poi anche spazi più piccoli come la fermata del pullman, gli spazi cittadini, il quartiere, la casa, le stanze e le piccole cose all'interno delle stanze, di un giardino, di un balcone, perché effettivamente sarà anche complice il lockdown. Abbiamo dovuto acuire la nostra visione delle cose nel piccolo. E infatti c'è un sacco di spazio sul fondo, ci invita proprio a capire cosa c'è nelle cose piccole, ci insegna a guardare meglio nel profondo. E nel piccolo, infatti, anche il sottotitolo l'abbiamo scelto in questo modo: reportage poetico del piccolo. Pertanto, qui si possono trovare delle poesie ordinate in ordine spaziale, dagli spazi più grandi agli spazi più piccoli, più domestici e confinati. Bene, Arte Vagando termina qui. Altre informazioni e approfondimenti consultando il sito artevarese.com. Grazie di essere stati con noi e alla prossima. Saluti e cari auguri di buona Pasqua a tutti.